Ciao a tutti. Altra condivisione. Specchietto. Quando si staccano non si sa più come attaccarli. Io ho chiesto pure a dei professionisti, dico, come posso fare a riattaccare? Anzi, ho detto, scusate, me lo riattaccate? No, io non ce la faccio, fallisce sempre, non so chi lo fa, forse un carrozziere. Alla fine ho dovuto fare il solito giro sulla rete e andare a cercare delle notizie. E ho trovato dei prodotti, poi la mia compagna è andata in un negozio di autoricambi e gli hanno fornito un scotch biadesivo della 3M e adesso proviamo se quello funziona, così almeno se qualcuno gli capita questo problema va a cercare quel biadesivo della 3M e vediamo un po' se funziona. Questo video è fatto malissimo. Io francamente ho dei dubbi. Adesso che cosa dovremo fare? Dovremo sicuramente pulire questo e tirar via questo pezzo qua, perché poi una volta pulito questo e tolta tutta la colla, perché è stato fatto anche un tentativo con la cian acrilica che è fallito, il vetro è pulito, dobbiamo togliere questa colla e rasarlo bene perché poi, e pulirlo con l'alcol, perché poi appunto dovremo attaccare prima questa e poi successivamente inserire tutta questa staffa. Speriamo bene, vediamo un po'. Adesso praticamente la dobbiamo togliere, non è invitata, qui sotto non c'è nessuna, ecco, vediamo un po', forse così si vede un po' meglio. E niente, qui col cacciavite adesso, come ho visto fare in tanti tutorial, la dovrò provare a tirarla via, però c'ho paura di romperla. Adesso io mi metto qui con calma e cerco di tirarlo via. Però se no potrei anche adottare di togliere questa qui, che però dopo non riuscirò a montare una volta che sta sul parabrezza, perché poi avrò parabrezza qui e questa ci riuscirà a montarla. No, è drammatica. Comunque sì, adesso intanto tolgo questa, se ci riesco, perché è durissima. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia, è durissima. E poi qui c'ho la morsa e la metto lì. Mamma mia, odio i specchietti retrovisori, ve lo dico sinceramente. Adesso questo lo mettiamo qui sulla morsa e proverò con calma, sperando di non distruggerlo, a togliere questa parte qua. Allora, con questo mi sono aiutato, con questa parte qua, a metterla qui in maniera tale da non rovinare con la morsa il supporto. Praticamente qui c'è il tappetino che prima faceva da collante e va rimosso con tanta pazienza, senza poi cercare se si riuscirà di distruggere il supporto di alluminio che c'è sotto. Una bella rottura di scatole, ve lo dico subito. Però a quanto pare non possiamo fare altrimenti, perché nessuno ci dà retta. L'ho girato, cambiato anche scalpello perché quell'altro non... ecco qua, pulita tutta. Adesso con una carta abrasiva sottile pulirò. Ho solo una 1000, vabbè, meglio. Montaggio. Cosa serve? L'alcol,
stop in strada, scotch di carta, lo specchietto retrovisore, quello da montare, una trussa di cacciavite, perché serve cacciavite a stella. Questo adesso che passa mi trovo in macchina che chiacchiero da solo per pensare che sono matto. In effetti, uno straccio che servirà per pulire. Ho staccato il fregnettino che va qui sopra e poi serve il fantomatico, questo, ok? Dice che questo funziona, va bene, questa è la parte che va così in alto. Adesso bisogna, questo qui bisogna tagliarlo per la misura di questo amico Fritz qui, forbici. E adesso entriamo nella fase delicata, eh? Siamo qui, va. Allora, eccolo. Messo sulla basetta. Adesso c'è da levare quest'altra pellicina. Come dice quello, c'è a pensare che da spermatozoo c'ho pure corso. Per fa sta vita. 9 mesi, per uscire da un buco, tutta la vita per tenere un altro. Finalmente dopo 2 ore per prendere il lembetto ce l'ho fatto, eccolo qua. E adesso l'attacchiamo qui. Ecco, adesso mi dà questa 5 minuti così. 5 minuti. Ma si può stare 5 minuti così? Io non gliela cavo, 5 minuti sono troppi. Adesso stabilizzo con questo, adesso per un paio di giorni lo specchietto di visore non lo mettiamo, poi si prova, si vedrà come andrà a finire. Mannaggia, cioè quanti giorni so che ci sto a lavorare su sta faccenda, ah. Pensate se chiamate qua, cioè, se c'è uno esperto magari si è inventato pure qualcosa per poterlo fare, ma una bella palla, eh? Ecco qua, adesso via, un paio di giorni di attesa. Sembra quindi che ce l'abbiamo fatta. Vi ringrazio, spero di esservi stato utile e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti dallo Spolab.